L'azienda Sud Revisioni di Foggia nasce nel 1998 come officina meccanica con gommista. Garantisce un'assistenza di qualità certificata ISO 9000 grazie alla versatilità e alle competenze acquisite nel corso degli anni. È specializzata nella revisione di auto e moto, due linee di lavorazione parallele per lavorare più macchine insieme e ridurre i tempi di attesa. Sud Revisioni, servizio rapido e assistenza accurata. I migliori marchi per il tuo caffè li trovi solo dall'Aristocratico Don Diego. Rivenditore autorizzato Caffitali, Toscano, Illy, Borbone, Don Diego Caffè, La Bevanda del Re, Segni d'Arte e Lavazza. Sponsor del Calcio Foggia, l'Aristocratico Don Diego ti porta allo stadio. Come? Vieni a trovarci in Viale Ofanto 23 e in Viale Michelangelo 79. Castellabate Antonio, intimo uomo, donna e bambino dei migliori marchi. Vieni a scoprire la linea dedicata alla biancheria per la casa e l'abbigliamento da uomo, disponibile anche in taglie forti. Castellabate Antonio e a Foggia, in Viale Colombo, 38. Sono Gabriella Falcone, dell'azienda agricola Falcone del Castello. Per me fare il vino significa mantenere la tradizione e contemporaneamente creare qualcosa di nuovo. Asfodelo nasce nel 2017. È un vino bianco, secco, fresco, sapido e dai profumi eccezionali, tipici del vitigno da cui deriva. Made è un'agenzia che si occupa di strategie comunicative multicanale. Combiniamo creatività e tecnologia digitale per realizzare progetti unici. Made offre tutti i servizi digitali utili al tuo brand: digital marketing, social media, grafiche, videoclip. Senza trascurare i canali di comunicazione offline. www.madecommunication.it. Ben ritrovati all'appuntamento con Contropiede, tornato nell'orario canonico, è il caso di dirlo visto che parliamo del Calcio Foggia 1920, alle 21. La settimana scorsa eccezionalmente siamo andati in diretta dalle 18.30. C'è tanto sul tavolo della discussione rossonero, perché si passa dalla Coppa al campionato, ma con il sottofondo del mercato. Allora, subito con le notizie, l'ultimo arrivo ufficializzato è quello di Bjarkason, che insomma si vociferava da tempo, anzi
l'attacco ne scrisse agli inizi di gennaio dell'arrivo di Bjarkason a Foggia. Bene, il 20 gennaio è ufficiale, stiamo vedendo proprio dal sito del Foggia, pochi minuti fa sostanzialmente, ma ieri è stato presentato Vacca, Beretta addirittura ha già esordito a Francavilla Fontana, ma soprattutto il Foggia è riuscito a battere nell'andata la Juventus Next Gen e allora può permettersi di guardare con un certo ottimismo, se vogliamo, al prosieguo di questa stagione, perché il campionato insomma non sorride ai colori del Foggia. Pensate, la squadra di Gallo è scivolata al nono posto, proviene da due sconfitte consecutive, domenica affronterà il Potenza, l'ex squadra di Gallo. Insomma, davvero tantissime cose da dire, fra un po' si accomoderanno gli ospiti molto importanti. Nella presentazione, che già di per sé è un inizio di trasmissione, starà con noi uno degli editori, l'editore più lontano, che ci guarda dall'alto geograficamente con la nostra direttrice che è Flora Baldi, sto parlando, lo avete intuito, di Francesco Bacchieri, a cui do il benvenuto. Ciao Francesco, come va? Come stai? Ciao, ciao Massimo, grazie dell'invito, è sempre un grande piacere essere ospite della tua trasmissione, mi capita di rado, di persona ci vorrei venire se potessi. Sto un pochino meglio, devo affrontare l'ultima operazione ora il 26 di giugno, poi spero di venire fuori da questo incubo che mi ha tenuto. Quanto tempo è passato dall'incidente in moto? Il 21 marzo ho fatto l'incidente, insomma è già tanto se sono qui a parlare, quindi mi accontento, però più che altro il rammarico è che mi ha tenuto lontano dal Foggia, dal Prato Verde, perché tu sai a me piace vedere il Foggia. Francesco, facciamo così. Tu starai con noi, poi non voglio farti stancare troppo. Stai con noi. Volentieri, come decidi tu. Io sono durante le nostre presentazioni, perché vedrai, siccome i temi sono tantissimi, e allora poi vorrò sempre sentire il tuo pensiero su ciascuno dei nostri temi. Partiamo però con la sigla, come di consueto, c'è la sigla. Andrea Sponsiglio, il nostro regista, vai. Seconda puntata del 2023, il Foggia ha battuto la Juventus Next Gen l'altro ieri e dopodomani affronterà il Potenza, lo Zaccheria, in campionato. E in sottofondo, come ho detto in presigla, c'è il mercato con le ultime notizie che vi ho già dato poco fa. Sarà un parterre d'eccezione, mi piacciono le belle persone, personaggi, numeri uno sempre della nostra società, della nostra la società civile, professionale, in un certo senso un amico personale, spero anche vostro, perché è già venuto a trovarci, responsabile dell'Asteria, oncologo molto ma molto apprezzato e famoso, non soltanto dalle nostre parti, Maurizio Di Bisceglie, tifosissimo del Foggia, buonasera, ben ritrovato. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a te. E allora, Maurizio, insomma, non ha bisogno di presentazioni, lo conoscono tutti e non soltanto dalle nostre parti. Era in tribuna VIP, centralissima. Sì, non capita. Vabbè, datelo meriti. Vabbè, sei stato al fianco dei personaggi famosi anche della Juventus. È vero. A parte con Maurizio D'Andrea, che è il nostro amico e che fra un po' andremo a presentare. E Gino Di Pietro che salutiamo naturalmente.
Pessotto, allora Pessotto, già che ci troviamo, sì. Diciamo che dirige Storari. Avevamo Pessotto e Storari, abbiamo fatto due chiacchiere con lui. Partiamo con allora con te proprio dal... Vedi, abbiamo fatto una pagina grafica per ogni presentazione, poi ascolteremo sempre il nostro editore, uno degli editori, Francesco Bacchieri, non ci dimentichiamo dell'America Communication e dunque di Mattia De Martino e soprattutto di Biagio Porricelli che ci segue sempre al di là delle telecamere. Ma intanto, da pagina grafica introduttiva per il dottor Maurizio Di Biceglie, col vento in coppa. E qui c'è una bella fotografia, ricorderai Gallo con tutti i suoi ragazzi al termine del 2-1 rifilato alla Juventus l'altro ieri, che non è ancora fatta. È un primo tempo, abbiamo superato il primo tempo, ora il secondo già. Mi auguro che ad Alessandria ci siano più foggiani di quelli che abbiamo visto a Foggia la partita. Secondo me la cosa erano 2005 allo stadio, lo Zaccheria, probabilmente il tempo, probabilmente a coincidenze con altre partite hanno fatto in maniera tale che poca gente ci fosse. Però partite di cartello come queste dovrebbero essere molto più sentite da noi foggiani. Mi auguro che i foggiani che vivono su siano molto più presenti e quindi al Mocca Gatta il 15 febbraio, che è la casa dei giovani bianconeri. In copertina c'è lui, un giocatore che è stato, non dico bistrattato, però insomma talvolta accolto anche con il sorrisino per le sue giocate non entusiasmanti, però è stato decisivo. Eccola la nostra copertina, ecco le sue parole. Comunque ho sempre pensato a lavorare perché è l'unica strada che conosco e ovviamente quando magari non fai bene, non riesci a incidere come vorresti, sono normali le critiche, cioè, soprattutto in una piazza del genere che è una piazza che pretende tanto, quindi io l'ho sempre vissuta come uno stimolo di continuare a lavorare, continuare a impegnarmi giorno dopo giorno e mi sono sicuramente contento, però ovviamente la strada è ancora lunga e bisogna lavorare ancora tanto per migliorare. Insomma, ha firmato un gol e mezzo, se vogliamo, se non proprio due. Però un ragazzo pieno di grande voglia, grande umiltà, è quello che, insomma, spero che tutta la squadra prenda esempio, perché vedo lui che comunque si applica, è vero che è ancora da migliorare, però è una persona che si applica e quindi gli dà merito il fatto che nelle ultime partite abbia fatto, nell'ultimo mese, 4 gol. Quindi questo vuol dire che qualcosa in più abbia fatto. Allora, vado da Francesco, primo tema... La Coppa Italia, il Foggia l'ha già vinta 2 volte, però quest'anno sembra, come dire, essere interpretata da Gallo e dai suoi ragazzi come una sorta di scorciatoia sulla strada dei play-off per raggiungere, per sognare, oso dire, il traguardo della Serie B. Come tutti sanno, qualora il Foggia dovesse vincere, o comunque se l'avversario del Foggia, ricordiamo la Virtus Entella, ha battuto il Vicenza per 1-0, e sia il Vicenza che la Virtus Entella sono lì a lottare per i primi posti, quindi qualora dovessero finire il loro campionato tra le prime tre, il Foggia, pur perdendo se arrivasse in finale, sarebbe di diritto alla fase nazionale dei playoff. Allora viene interpretata questa Coppa Italia per aggiungere un trofeo in bacheca, ma anche come scorciatoia per la Serie B, quantomeno per accorciare la lunga strada dei playoff. Il pensiero del nostro editore Francesco Bacchieri. Ma devo dire, e che scorciatoia, perché voglio dire, comunque aggiungerebbe qualora vincessimo un trofeo alla nostra bacheca, che non è ricchissimo di trofei, tra l'altro quelli vinti anche in passato so che sono spariti, quindi bene aggiungere un trofeo. E permettimi di salutare il professor Di Biceglie, che tra l'altro i miei fratelli mi hanno detto: mi raccomando Francesco, salutalo quando lo vedi in trasmissione, perché sono in cura da lui per motivi di privacy, non dico, si chiamano Pasquale e Anna, mi dicono di salutarti, quindi io te li saluto. Sutameli caramente. Beh, tra l'altro non sei l'unico primario che è grande tifoso del Foggia, permettimi di salutare un altro primario, carissimo amico mio, il professor Rodolfo Sacco, primario di gastroenterologia, anche lui grande appassionato, e sarà l'Alessandria. Ho l'impressione che lo vedremo. Vedremo allora, Francesco, quanto prima, sempre numeri uno dalle nostre parti. Anzi, Rodolfo è un carissimo, lui è un grande tifoso, è vero. Senti, approfitta di questo modesto spazio, dico, mi posso permettere di modesto, perché la mia trasmissione è nella tua televisione, però non vogliamo vantarci. Ma saluta, dimmi qualcosa del tuo reparto,
Sei apprezzatissimo, no, sei conosciutissimo. Allora, come vedi, uno, non sono professore, io sono un semplice medico. Quindi, ma dai, non essere modesto, la modestia è la sua. La cosa più importante è che comunque apprezzano molto quello che facciamo. Quindi il fatto che abbiamo un riscontro, molte persone da Foggia e dalla provincia e anche da altre regioni vengano da noi, è motivo di vanto, vuol dire che qualcosa di buono lo stiamo creando. Quindi auguriamoci di andare avanti così e di fare sempre, metterci sempre al servizio delle persone che hanno più bisogno di noi. Ci stanno seguendo dall'Asteria di Lucera? Ma non solo da Lucera, da Foggia, dal Gargano, perché quando vengono a fare i trattamenti, la prima, dottore, l'ho vista in televisione, mi raccomando, forza Foggia. Un paziente mi ha donato il libro di Zeman l'ultima volta che è venuto, quindi loro sanno che li salutiamo e li quindi loro assolutamente tutti, assolutamente la cosa più importante è quello che anche disse Vialli. Io sposo molto quello che disse, che la vita quando ci colpisce in determinati bisogna vederla da un'altra prospettiva, e mettersi al servizio degli altri diventa la più grande felicità. Quindi sposo molto questa frase che Vialli ha voluto dare come un incoraggiamento, come un modo per poter vivere al meglio la nostra vita, tutti. L'oncologo, il dottor Maurizio Di Bisceglie, tifosissimo del Foggia, ancora una volta qui a contropiede, sempre numeri uno. E allora io mi sono scritto per la prima volta, perché siccome i contributi sono tanti, allora per la prima volta me li sono scritti qui. Vado a presentare un altro amico, un altro personaggio straordinario, è un allenatore di calcio, ma ha il suo grande impegno nel sociale, perché è il presidente regionale dell'Ampis, Antonio Loconte. Buonasera e ben ritrovato, grande Antonio. Buonasera. Come stai? Stanno bene. Anche a te, così come ho fatto con l'amico Maurizio Di Bisceglie, i 30 secondi per la tua associazione che presiedi, per l'Ampis. Sì, come diceva tu. Noi lavoriamo in un ambito anche diverso, sempre di cura per la salute delle persone, seppure è diverso, parliamo di salute mentale. È vero, quando ci si mette su quel ma tipo... Ma sono le due patologie più difficili, la esatto, quella mentale, Maurizio. Cioè sono due cancri, sì. Uno organico e l'altro mentale, quindi sì. Che ha grande rispetto. Infatti, e su questo noi ci adoperiamo possibilmente di dare quei giusti sostegni, soprattutto psicologici, a persone che a volte... vivono delle condizioni molto molto importanti nella vita, e rispetto a quei percorsi nell'ambito dell'oncologia è pur vero che a volte l'aspetto relazionale umano la dice lunga quando è fondamentale. Come vedete, si parla di calcio in questa trasmissione, ma con grande attenzione ai bisogni delle persone, della gente, perché siamo tutti appassionati, siamo certo. Tutti tifosi, abbiamo tutti qualche problema, qualcuno meno importante, qualche altro più importante, e noi siamo attenti. Ma guarda, calza a pennello dire quella frase che ci riportiamo in tutti gli eventi e in tutte le situazioni possibili: nessuno da vicino è normale. Bene, guarda, perfetto così. È vero. Allora, vedi, io parlo di mercato con te, sei un tecnico, sei allenatore di calcio, quindi l'abbiamo chiamata con il regista, che è Andrea Sponsillo, e con Antonio Lanciano, che è il mio, non mi lascia mai da tanti anni nelle varie trasmissioni, da quando venne con me a Gubbio a intervistare Novelli, e ce lo ricordiamo sempre con Antonio che mi sta inquadrando adesso. L'abbiamo intitolata questa pagina Operazione Nostalgia. Perché? Perché l'anno scorso Canonico si rifece a Zeman e a Pavone per riconquistare un po' di simpatia. Diciamo così, quest'anno, dopo Beretta, uno che ha già indossato la maglia del Foggia, ha cercato di risalire nel termometro del tifo facendo tornare Vacca. La interpreti anche tu così, oppure credi che servisse al Foggia? Allora... un giocatore come Vacca, se dovessi pensare alle sue caratteristiche e alle qualità che ha messo in campo almeno fino all'anno scorso, periodo di aprile, voglio dire, è un giocatore di tutto rispetto per giocare in Serie A. E guardi, sono contento che possa giocare per la causa del Foggia. Sicuramente poi mi domando e dico, ma visto che è stato
fermo, non ha più giocato, anche perché in conferenza stampa, nella presentazione della, appunto del suo legame con il Foggia Calcio, ha detto che lui è stato fermo per degli infortuni. Spero e mi auguro che sia veramente produttivo nel più breve tempo possibile per la causa del Foggia. E allora, innanzitutto, arrivi e partenze. Abbiamo aggiornato anche con l'ultima ufficializzazione, quella di Bjarkason, attaccante che proviene dal Venezia. Kontek, Rutjens, Beretta, Bacca e Bjarkason da un lato, cioè da quello degli arrivi, dall'altra parte quello delle partenze. Al momento Malomo, Chierico, Dursi, ma io ho aggiunto Nicolao, non è ancora ufficiale, probabilmente lo sarà nelle prossime ore, al più nei prossimi giorni, ma i ben informati dicono che sia ormai sul piede di partenza, ma altri sono con le valigie in mano, del resto lo ha detto anche Canonico. Andiamo però con ordine. Prima le schede, e poi vado da Francesco su questo tema, prima le schede di Bacca e di Bjarkason, cioè gli ultimi arrivati. Beh, insomma, Bacca lo conosciamo, ha 33 anni, ha giocato da protagonista con il Foggia e fu uno che lasciò il segno nella squadra di Stroppa, che conquistò dopo tanti anni, dopo 19 anni, la promozione in Serie B qualche stagione fa. Però l'ultima gara ufficiale, lo ricordavi, la giocata il 14 maggio dell'anno scorso, Roma-Venezia 1-1, stiamo parlando di Serie A. L'ultimo arrivato invece è Bjarkason, nato in Islanda, e qui insomma stiamo parlando di un 23enne che ha già vestito le maglie, oltre che del Venezia, appunto del Catanzaro. 11 presenze in Serie C, 9 presenze in Serie B e 2 in Serie A, senza realizzare un gol. È un esterno sinistro offensivo. Arrivi e partenze ufficiali, torno dal mio editore, torno da Francesco Bacchieri, un pensiero su queste operazioni di mercato, poi ascolteremo anche Canonico, che ieri insomma non si è lasciato sfuggire l'occasione di tornare al fianco di Bacca, che evidentemente gli sembrava un nome importante e quindi da affiancare in sala stampa per dire la sua, e lo sentiremo. Intanto Francesco. Allora, lasciami salutare Antonio, un altro amico, sia di Mitico Sander, ma mio personale, e che si occupa di una cosa molto delicata, perché la salute mentale dai tempi della riforma Basaglia è stata dimenticata a livello nazionale, anche come normative. Ci sono famiglie che vivono situazioni drammatiche e che sono abbandonate a se stesse. Antonio sa bene a cosa mi riferisco, quindi è meritorio quello che fa. Detto questo, qui si parla di calcio. Devo dire che devo fare una tiratina d'orecchie al presidente Canonico e al DS Sapio, perché con questi giocatori, con questi nomi, Kontek, ora metto gli occhiali perché già io faccio molta fatica a, sbaglio sempre, sapete, ho detto che il Foggia avrebbe giocato a Potenza, invece gioca in casa contro il Potenza. Insomma, Kontek, Rutjens, Bjarkason, insomma, mi vogliono proprio male perché io devo commentare queste partite. Meno male che c'è Vacca e Beretta, che invece conosciamo bene. Fammi dire una cosa su Vacca. Io credo che l'arrivo di Vacca sia stato un po' occasionale, nel senso che mi è sembrato che sia più il giocatore che ha cercato il Foggia piuttosto che il contrario. Però un Vacca, secondo me, al 50%, anche se sono 9 mesi che non gioca, secondo me in Serie C non ce l'ha nessuno. E soprattutto, poi ne parleremo più, in maniera più approfondita, a Foggia dai tempi di Marchionni manca un leader, cioè un giocatore che sappia trascinare la squadra nei momenti del bisogno. Io ricordo, lo ricorderete tutti, Vacca in un Foggia-Perugia 2-1, quando finì la partita, alzare i pugni al cielo e ringraziare il Signore per quella vittoria che a Foggia a quel tempo era preziosissima e che dimostrò tutto l'attaccamento di questo ragazzo a questa maglia. Quindi chi critica l'arrivo di Vacca, secondo me, mi lascia perplesso, perché se è arrivato a Foggia evidentemente ha passato gli esami fisici, clinici e tornerà presto in forma, potrà dare sicuramente una grossa mano a questa squadra, ma ne riparleremo. Certo, ne riparleremo anche perché insomma
Mi risulta che poi Gallo non è che l'abbia, non per il valore del calciatore, per amor del cielo, ma perché comunque lui cercava innanzitutto un incursore, uno alla Tardelli, tanto per intenderci, noi che abbiamo ormai superato i 60, io, te e Francesco, Maurizio Di Biceglie no, più giù, un po' indietro, però. E noi ci ricordiamo benissimo di Tardelli. E poi diceva giustamente, beh, io il play già forte, già ce l'ho, che è Peterman, il quale anche lui si è cominciato a preoccupare, dice, ma come, ho anche fatto il contratto, guarda, ho prolungato il contratto, aspetta, e quindi c'è stata una sorta di discussione, tra virgolette, comunque tra Gallo, Savio, Sapio, mi fa sbagliare Francesco che lo chiama Sapio. Sapio, e soprattutto, Canonico. Sembra rientrata la questione, però. Anche perché poi Gallo adesso sta pure pensando, magari, come far convivere Peterman, sempre che resti, Peterman e Vacca, allora magari Vacca a mezzala, allora c'è la possibilità eventualmente di cambiare modo. Vabbè, se avremo tempo, proveremo ad affrontarli questi temi, ma ci sarà spazio nel prosieguo della nostra stagione televisiva e soprattutto calcistica. Intanto però le parole che hanno fatto più effetto sono state queste, di Vacca intendo. Fa un effetto strano, in modo positivo. Dicevo anche oggi al presidente che sono io che avevo bisogno di venire a Foggia, non che il Foggia avesse bisogno di Vacca. Io avevo bisogno di ritrovare delle emozioni che il calcio negli ultimi anni, pur giocando in Serie A, me ne ha date poche. Giocato in stadi importanti, nella massima categoria, ma giocare qui a Foggia, allo Zaccheria, tra questa gente, è un'emozione unica. Ti chiedo per una risposta velocissima, ma possono coesistere Vacca e Peterman secondo te? Guardi, Gallo prima di tutto come situazione oggi si trova in una condizione di riequilibrare un gruppo nuovo, questo è sicuro. Detto questo, l'adattamento a volte comporta dei sacrifici. Questi sacrifici, semmai i giocatori acquistati, in questo caso Vacca nello specifico, può rientrare in una situazione di giocare in un ruolo più esterno rispetto a quello che lui sa fare molto bene come play, probabilmente possiamo anche vederli giocare insieme, però questa è una questione. Ma con questo modulo il 3-5-2 oppure secondo te si potrebbe? Vabbè, ne parliamo, ma, dai, diciamo ne che parliamo nel sì. corso del. Ti accomodi qua, grazie. A fianco a Maurizio. Io intanto però Canonico ieri, caro Francesco, è stato chiaro, ha detto, beh, domani arriverà, ed è arrivato Bjarke, sono poi un attaccante. Ti fa il nome tra i tanti, insomma, adesso l'ultimo che ho sentito, Rauti, ma insomma, si cerca una punta di un certo spessore, di un certo valore, il sogno resta Lescano, ma il Pescara evidentemente o vuole soldi o vuole soprattutto pedine di scambio importanti, tipo Peterman, tipo Di Pasquale, però se dovesse andare via Peterman, penso che Gallo non lo so come lo prenderebbe, però in ogni caso, signori, Canonico è stato chiaro ieri, sentitelo un po'. D'intesa con il direttore Soppi, che sta facendo un lavoro importante, dobbiamo fare anche un po' di uscite, perché poi abbiamo una rosa numericamente alta e quindi dobbiamo riportarla necessariamente a quelli che sono i canoni, anche per potersi allenare con serenità. Quindi faremo anche diverse uscite. E saremo sempre vigili sul mercato, ha detto Sapio, i migliori acquisti o i migliori colpi si fanno molto spesso anche nelle ultime ore, lì dove non hai completato l'iter degli obiettivi che ci siamo messi d'accordo con Mister Gallo. Sono giorni anche di tensioni, perché il calciomercato durante il campionato è una cosa diversa rispetto al calciomercato che si fa all'inizio del campionato. Trovi qualche giocatore che viene sollecitato da qualche club per andare via, o qualche giocatore che ha poco spazio e ci chiede di andare via. È un periodo particolare questo. Spero, così come ha detto anche Mister Gallo, condivido, che si chiuda quanto prima, perché poi si riasserena tutto, perché è così.
La serenità, questa sconosciuta, mi sembra di poter dire, Francesco, al Calcio Foggia 1920, ci mancava solo il mercato con questi arrivi e queste partenze. Tu che sei sempre molto informato delle questioni societarie, che c'è una sorta di canale privilegiato con Canonico, dai, non ti nascondo. E ma non sorridere è sotto. Leggenda, è una leggenda metropolitana. Adesso dimmi che cosa succederà, dai, dimmi, arrivi e partenze. Tu che sei tutto. Allora, io non allora. Chiarisco, non so nulla, perché tra l'altro e dai. Quelle poche volte che mi sono non mi interesso di mercato, guarda, lo dico apertamente, lo sanno tutti, a me il mercato non mi è mai piaciuto perché crea tensioni, come diceva il presidente. Chiaramente non possiamo tenere tutti, è normale, se arriva qualcuno deve andare via. Tornavo un attimo sul malumore di cui si parlava, eventuale, che c'è stato di Gallo per l'arrivo di Vacca. Ma perché questo? Perché ovviamente Vacca, ripeto, si è proposto da solo e il presidente ha voluto fare, non ha voluto dire di no a un ritorno di questo genere, e quindi posso capire che Gallo magari non sia stato coinvolto come avrebbe voluto, ma io penso che si ricrederà, perché Vacca è un ragazzo di una grande simpatia, di una grande apertura, conosce la città, conosce l'ambiente, è solo, ecco, fosse arrivato tutto il gruppo, Rubin, Sarno, allora magari si sarebbero creati dissidi negli spogliatoi, ma Vacca arriva solo e farà la chioccia a questi ragazzi, secondo me sarà davvero una scoperta, anche solo se rimanesse in panchina per Gallo e per questi ragazzi. Io sono sicuro di questo, conoscendo il carattere. Tu abbia ragione. Simpatico. E speriamo soprattutto. Resto, fammi dire, è normale che qualcuno debba andare via. Ora a me dispiace molto fare nomi. Peterman va via, secondo te? Peterman va via? Secondo me, Peterman non andrà via. Credo che abbia un contratto fino al 2024. Correggetemi se sbaglio, io poi su queste cose, ripeto, non sono ferratissimo. Ed è stato nominato da poco il miglior centrocampista della Serie C. È chiaro che è un giocatore che ha un valore, e al limite potrebbe anche andare via, ma a fine anno, cioè, forse è prematuro mandare via un ragazzo che quest'anno deve ancora esprimere il meglio di sé, perché l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario con Zeman e grazie a Zeman. Quest'anno luce e ombre, quindi deve ancora dimostrare quello che vale e magari potrà aumentare il suo valore. Quindi forse anche Nicolao ha preso la strada di Gubbio, Nicolao ha preso la strada di Gubbio e Garattoni. Se non rinnoverà, io credo che, non lo so, il Venezia ci ha sempre pensato, ma non so di Venezia, per lui vorrebbe forse avvicinarsi anche. Staremo a vedere, siamo qui a raccontare le cose. Anche mi fai presentare un amico? Potrebbe andare via, Francesco, ne sono tanti, A parte Papazov e Markic, c'è Sciacca, che quasi sicuramente non sarà convocato, lo anticipo, quasi sicuramente un altro non sarà nome convocato. Di quelli che potrebbe essere fra i Pasquale, che ha già rifiutato l'Ancona e richiesto da diverse società, insomma, saremo ovviamente, come dire, su chi va là, pronti a raccontare tutto. Voglio vedere, Francesco, sono curioso di vedere come sta il mio amico bianconero juventino, principe del foro di Foggia, Maurizio D'Andrea, grande amico mio. Buonasera, ben trovato. Io ho tanti argomenti perché puoi scegliere. Devo partire da. Te lo faccio un regalo. Allora, fammi un regalo. Francesco Bacchieri, lui è andato come Maurizio Di Biceglia, ovviamente la partita. L'emozione per le maglie bianconere. No, per le maglie rosso-nere. Ah, io ho la sciarpetta, forse però, si vedrà, spero che si vedrà. Che si, guardate questa foto con Pessotto, di lui, capito? In tribuna VIP, ovviamente. C'è una persona meravigliosa. Sono d'accordo. Ma perché di una grossissima sensibilità, insomma, l'ho seguito negli anni, a parte che comunque un campionato. Dico al regista, se dovesse arrivare la notizia della Corte Federale sulla richiesta dei 9 punti di penalizzazione alla Juventus prima non squadra. La date stasera. Non la date stasera, perché sennò Maurizio. Non la date stasera, la date domani, così, insomma, in modo tale che io a lutto, diciamo, la prendo. Ti è stato, come dire, io
sono profeta. Stato sono con Napoli, il Napoli. Hai detto però solo 2-0. Vabbè, perché insomma, poi, insomma, il risultato è stato più pesante. Che è successo? 15 punti. 15 punti alla meno 15, oh, vedi, allora, ma che cos'è meno la male, richiesta? Meno male che il procuratore no, della Cassina, mi prendi una pagina, mi prendi un sito perché sta morendo da no. Un bicchiere d'acqua, cortesemente, un bicchiere d'acqua. Sapete bene che la Corte federale da inizio 15 punti, poi ne diventa. E noi ne siamo, ne sappiamo qualcosa. Quindi, ogni volta abbiamo parlato in queste trasmissioni. Poi, speri quindi di? Due punti, tre punti, poi si vedrà, ma tanto insomma non c'è, la fai, non c'è, la fai ad entrare. Guarda, la Corte federale d'appello va oltre le richieste. Sì, c'è, ma ci mancherebbe. Ma con la Juventus si va sempre oltre. Due anni e due anni ad Agnelli. E ad arriva bene un anno e quattro mesi a Cherubini e otto mesi a Nedved, signori. Sì. Maurizio, un bicchiere d'acqua, me l'ho inquadrato Maurizio, questo bicchiere d'acqua. Era per me il bicchiere d'acqua o per te? Maurizio. Ah no, era per me il bicchiere d'acqua. Torna Andrea, torna un attimo in studio. Bevilo tu il bicchiere d'acqua. Torna, perché bevi. No, ma non ho bisogno, bevi, perché non succederà la nulla. Pagina non parliamo più di Coppa, non parliamo più perché. Io ti dico, non volevo parlare della Juventus, niente, ho tanti argomenti di cui parlare. Niente, mi porti sempre ti porto al campionato perché comunque si gioca allora, Foggia Potenza. Bevi pure. Allora, che fare di questo campionato, Maurizio? Il Foggia proviene da due sconfitte, deve affrontare il Potenza. Ma guarda lì la classifica. È al nono posto. Io ho tanti argomenti, però vorrei centrare un po' di argomenti. Allora, il primo è Bacca sta al Foggia, resta come Platini è stato alla Juventus. Beh, cioè, allora fu un regalo di Agnelli. Quello no, non sto esagerando, perché è la verità. Cioè, un giocatore come Vacca, che comunque diciamo ha calcato dei non puoi toccarli tutti. Io ti voglio far toccare il campionato. Abbiamo già parlato di Vacca. No, allora, devi stare. Era la Juventus, il campionato della Juventus. Siamo noni, vabbè, ma è un campionato ormai che non ha più. C'è la partita dopo domani, capito? Il campionato del Foggia. Come non ha più senso? Che facciamo fino ad aprile? È la coppa, è la coppa. Niente, devi giocare ogni partita, entrare in cioè, campo. Cioè, se Foggia perde, non succede niente domenica? Questo non è una frase mia, è una frase di Sandro Maffei, che salutiamo. Ah, perché allo stadio lui disse con la partita con la Z Picerno, mentre stavamo vedendo la partita, ha detto: ma tanto che oggi vinciamo o perdiamo, che succede? È stato questo che ha chiesto, diciamo, a noi gradinatieri. Ed effettivamente io ho risposto anche in maniera dicendo: vabbè, ma una partita si gioca e basta. Cioè, adesso fino a metà aprile, che facciamo? Scusa. Ci alleniamo, beviamo un bicchiere d'acqua. Senti Ogunseye, che cosa dice il campionato? Beviamo un bicchiere d'acqua. L'ho sentito in conferenza. Bravo, perché sì, c'è sì, io c'ero, sì. A posto mio, sì. Buona là. C'è stato qualche purtroppo errore di non so come neanche come chiamarlo, di concentrazione o robe varie, errori che purtroppo durante nell'arco di un percorso di ci possono anche stare, troppo fa male perché comunque eravamo là a pochi punti da diciamo da un qualcosa di comunque del 2 al quarto posto e sicuramente adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a lavorare come stiamo facendo. Che fare di questo campionato? Lo chiedo anche a Francesco Bacchieri, ma soprattutto gli faccio ascoltare cosa ha detto il patron canonico a proposito degli obiettivi del Foggia. Io per la verità, Francesco, non ci ho capito molto e quindi non so se tu sei un esegeta del patron, però dimmi tu che cosa intendeva dire. Voglio far divertire davvero la gente foggiana, il tifoso foggiano, voglio che riusciamo a toglierci delle belle soddisfazioni tutti assieme, perché capisco che venite da periodi duri, bui, difficili, dove c'è anche molto spesso la poca credibilità nei confronti di chi presiede per le ragioni che sono successe. Però dovevamo, qualcuno sostiene che dovevamo smantellare la squadra, e non solo non la smantelliamo ma la stiamo rinforzando perché vogliamo giocarci al meglio tutte le nostre possibilità. Allora, che significa vogliamo giocarci al meglio tutte le nostre possibilità? Cioè, fatemi capire, il Foggia ha come obiettivo la Serie B, ha come obiettivo perdere in finale in Coppa Italia, vincere la Coppa Italia, arrivare nono, arrivare sesto. Io voglio sapere che significa il playoff, voglio dire, questi sono gli obiettivi. Poi, qual è l'obiettivo? I playoff nazionali attraverso e una volta che sei arrivato là?
poi te la giochi. E poi vediamo che succede, perché chiaramente tutto può cambiare, perché nel corso, diciamo, di queste partite si può creare anche un bel gruppo, voglio dire, ci sono tante sfaccettature nel mondo del calcio che voglio dire, aprono degli orizzonti completamente diversi. Non ha torto su questo, nel senso di dire, signori, allora possiamo vincere la Coppa Italia, non la vinciamo, però ci qualifichiamo, e ci qualifichiamo eventualmente non direttamente nella fase, però ci possiamo però quando ti sei qualificato devi fare qualche cosa, certo, ma che ti sei qualificato non è un obiettivo, no, voglio qualificare, devi andare avanti, cioè, devi fissarlo l'obiettivo, devi andare avanti, ma lo devi fissare con chiarezza, cioè allora, devi essere chiaro, insomma. Allora il problema in questo momento del Foggia è che non hai un'identità, cioè allora è un problema molto serio, perché non c'è una organizzazione, è una finalizzazione di progetto, di programmazione. Qual è il progetto? Appunto, e questo è il discorso. Qual è il progetto? Vabbè, quello, il progetto è quello di andare in Serie B, insomma, in un anno, due anni. Anche perché insomma, di progetto tecnico ne sono cambiati quattro in un anno. Ma per fare questo c'è bisogno, è necessario creare una situazione di crescita, non soltanto societaria, ma anche della città. E poi, Maurizio, e vado da Francesco, non ti sarà sfuggito, ne abbiamo accennato all'inizio con Di Biceglie. Però non è Bacca il problema, non so se io quello ci tengo a questa cosa, perché sembra come se tutte le no, il le problema, siano il su problema è che c'è un, non dico un disinteresse, c'è uno zoccolo duro di 2, massimo 3.000 persone che vanno sempre allo stadio e seguono i Foggia. Sì. Ma c'è un disinteresse di tutta quella gente. Tu ricorderai Foggia Pisa richieste, l'ho ricordato De Zerbi nell'ultima intervista, credo, a Sport Italia che ha fatto. Però 70.000 richieste di biglietti in una partita fondamentale per la stagione del Foggia, lo state dicendo tutti, ma credo che fossero più di 2.500 persone, d'accordo il freddo, d'accordo la Supercoppa, Inter Milan, Riyadh, eccetera, però ragazzi, io mi preoccuperei. Vado da Francesco. Allora, le interpretazioni autentiche di quelle che voleva dire il Presidente non certo le posso fare io, posso intuire. Il presidente del Foggia, portando acca, ha voluto sottolineare ancora una volta, visto che con gli acquisti fatti a giugno si diceva che erano stati fatti per poter poi fare una campagna abbonamenti importante, no? Tanti dicevano, va bene, figurine acquistate per poter fare tanti. Lo si diceva anche quando prese Zeman, no? Che l'aveva preso perché era, diciamo, lo specchietto per le allodole. Non è così, perché l'acquisto di Vacca, ormai gli abbonamenti sono stati fatti, è secondo me una testimonianza che vuole dare il presidente, che lui a questa squadra ci tiene. Io posso assicurare, a parte poi tutti i retroscena, io non voglio parlare di società, tutto quello che si dice, ma parliamo dell'uomo canonico. L'uomo canonico al Foggia ci tiene, e lo ha dimostrato con l'acquisto di Vacca, una specie di regalo che vuole fare ai tifosi foggiani. Poi se questo regalo riuscirà oppure no, non credo sia colpa del presidente. Quindi il segnale che vuole dare è quello: volere riallacciare un rapporto con questa città e fare capire che, al di là di tutto, ripeto, non sto a Prato, non so nulla di quello che succede a Foggia, ma è importante riallacciare un po' il rapporto tra la società del Foggia e la società proprio foggiana, anche per riportare la gente allo stadio, che dal Covid è dal Covid che si è allontanata. Poi, perché io mi ricordo 8.000 persone a vedere Foggia Sorrento, ecco, 8.000 persone a vedere Foggia Sorrento, poi c'è stato il Covid ed è lì che è crollato in maniera notevole, ma anche lo vediamo negli ascolti che facciamo noi in televisione, cioè c'è un disinteresse che nasce proprio dal Covid. Poi le continue polemiche, il parlare sempre di gossip piuttosto che di calcio, è chiaro che non aiuta poi la gente ad andare allo stadio. Abbiamo bisogno di parlare un po' più di calcio e un po' meno di retroscena, di gossip, di questioni che sì, certo, interessano, ma alla gente... Parlando di calcio, diciamo, è stato un fallimento la campagna acquisti estiva, visto che comunque è andato via l'allenatore, è andato via il direttore sportivo, stanno andando via quelli che dovevano essere i protagonisti di questa stagione. E adesso l'obiettivo, si sta cercando una seconda strada, si sta cercando di centrarlo, come dire, di entrare dalla finestra e non in pompa magna attraverso il portone, quindi attraverso la Coppa Italia e non il campionato, per una squadra che veniva annoverata tra le probabili protagoniste assieme al Catanzaro. Vabbè, c'è un piano, portone, Massimo, c'è un piano B. C'è un piano B, naturalmente, non è che si è fatto apposta. È dimostrato che la campagna acquisti e l'allenatore non hanno dato i risultati che si volevano dare,
Io ho sempre detto che fare la guerra a una leggenda come Zeman è difficile, a Foggia poi non ne parliamo, non è andata bene, però è stato messo in atto un piano B, è arrivato un allenatore che dal penultimo posto ci ha portato nelle prime 10, siamo arrivati fino al sesto posto, siamo a 5 punti dal quarto e a 5 punti dai playout. Quindi quella, Francesco, che è un campionato così equilibrato che ci sono 10 squadre in 6 punti dal Picerno al Monterosi. E la zona playout e la zona playoff, come fra un po' poi vedremo in classifica, perché entrerà Peppino Baldassare. Prima di Peppino, so che tu devi salutare una persona importante. Quindi, sì, devo salutare la dottoressa Maria Teresa Vaccaro. Perché oggi la sorella del procuratore oggi festeggia un anno per lei molto delicato della sua vita, perché da un momento all'altro si trovò a subire un intervento chirurgico particolarmente importante, e che ovviamente sono quegli episodi che ti fanno cambiare un po' la situazione. Voglio raccontare questa aneddoto perché prima di venire qui mi sono sentito proprio per riflettere su quello che è stato il suo momento dell'anno scorso, e lei mi ha detto: mi devi fare un gran regalo, una cosa sola voglio, che tu mi accompagni allo stadio quanto prima. Beh, e quindi la voglio, per questo è il motivo per cui mi piace citarla in questa trasmissione, perché è come dire, è un momento una grande tifosa, una grande tifosa del Foggia. Bene, Maurizio, accomodati pure, perché è il momento, ragazzi, non è mai successo, sono le 21:49 se il mio orologio va bene. Dopo 49 minuti di trasmissione, ne approfitto per salutare tutti gli sponsor. Ho visto con grande piacere che c'è una new entry, correggetemi se sbaglio, l'amico Daddario, mi fa piacere sottolineare la sua partecipazione a questa puntata. Saluto come sempre Zego Parrucchieri in via San Lorenzo a Foggia, dunque Mario e Michele, tifosissimi rossoneri. Signori, Peppino Baldassarre, basta il nome naturalmente. Buonasera, ciao. Colori rossoneri a tutti. Peppino, hai ereditato tutti gli argomenti. Beh, intanto Rodolfo Sacco venne a Pisa alla presentazione del libro mio e di Domenico Carrera nel quarantennale della promozione del 76. Lui allora lavorava all'ospedale di Pisa, adesso si è trasferito a Foggia. Dobbiamo... Me lo portate in studio allora, dai. Sì, speriamo. Non alla vigilia della partita del Crotone, che sarò assente, però tutte le altre volte sì. Ti faccio vedere la classifica. Parti pure... Saluto anch'io la Vaccaro, che è consigliere dell'Ordine dei Medici di Foggia, è un consigliere. Allora, classifica. Intanto che arriva la classifica, scopriamo che dopo due partitacce, dopo due sconfitte, il Foggia è ancora nei play-off. Quindi questo la dice lunga su che campionato è. A Francavilla sono stati inguardabili, pertanto non mi interesso di mercato in uscita, perché chiunque dovesse andare via non lo rimpiangerò dopo quello che ho visto a Francavilla e quello che avevo già visto col Pescara in casa. Anche Peterman? Ma Peterman è già dalla partita col Monterosi dell'anno scorso, che è quel calcione. Anche di Pasquale? E quindi liscia. Quindi proprio non salvi nessuno? No, non salvo nessuno. Quindi se ti dicessi Jacoponi piuttosto che Peschetto, la Tonno? No, Frigerio. Però adesso vediamo. Frigerio, poi c'è l'incognita. Frigerio non è granché, ma si impegna tantissimo, fa grandi sforzi e soprattutto produce qualcosa. Vacca è un punto interrogativo. Io metto da parte un attimo. Nicolà ha detto Gubbio, non è ufficiale. Sì, va bene, è giusto che Garattoni no, però Garattoni speriamo di tenerlo. Ogier e Butai. Ogier è forte. Butai ha deluso molto. Basta, ricordati un attimo il rigore di Taranto. Rimpiangeresti Butai? Vabbè, ma non è che sei su una partita. Allora, il portiere della Juventus è stato anche il nobile, migliore in campo. È stato però il migliore in campo a Padova, detto da tutti i cronisti presenti. E poi ha fatto l'assist. E ha fatto l'assist a Gonsei, che da tifoso della Juventus, quale non della Coppa, io dico questo: affrontiamo una squadra che è fortissima nella metà campo avversaria e debolissima nella propria. Ce l'ha dimostrato a Foggia. Quella è l'impressione che ho tratto. Eppure, guarda, ti dico, Barbieri, che è l'esterno sinistro, ha già giocato in Champions, come Barrenechea, che è l'argentino. A che sta già in prima squadra, adesso gioca nella Juventus Next Gen perché si è infortunato, si è rotto la gamba e quindi sta recuperando. Il braccetto di sinistra in 2005, che giocava sino a due domeniche fa nella primavera di Montero, cioè 17 anni, ed è un olandese, prelevato poi nella squadra
spagnola, ragazzi, lì sono 17, 18, 19. Certo, sono. Ma in chiaro ci sta qualcuno più grande, come grande Poli e Iocolano. Vabbè, questo è fuori corso. Iocolano è il migliore in campo, corso, indubbiamente. E lo dico io che certamente non ho simpatia per le squadre di Maurizio. Io ho visto una grande organizzazione di gioco della Juventus. Io ho visto una grande. Sono stati bravi, sono stati forti. Per fortuna. Ce la farà il Foggia? Con l'aiuto dei tifosi che staranno lì, potrei fare. Vacca è un punto interrogativo. Metto da parte l'affetto che ho per lui. Ha vinto a Foggia Coppa Italia, campionato, Supercoppa in due anni diversi. E ha giocato pure in porta per farci vincere col Cittadella. Quindi, allora, o Vacca al 100%, che tu puoi vincere tutte le partite, quindi anche i playoff, di tutto di più puoi fare. Oppure, come temo. Vi ricordate l'ultima scena del Borgo Rosso, Omar Sivori che dormiva? Così. Potrebbe Senti, essere così. Vedere questa, torniamo alla classifica. No, più che abbiamo la classifica, già fatto. Faccio vedere questa pagina che abbiamo realizzato assieme ad Andrea Sponsiglio e Antonio Lanciano. Ma c'è anche Gerardo, di cui il cognome mi sfugge sempre. Qual è? Feola, come il grande... Feola. Ah, Feula. Feola era nel 58 grandissimo allenatore del Brasile. Guarda che abbiamo messo Gallo che pensa. Cogito ergo sum. Cerca una soluzione che può essere di questa natura. Cambiare modulo, quando lui rimane solo Bravo. Con se stesso lo può pensare, però non credo che lo faccia col Potenza. Perché se si cambia modulo bisogna prepararlo bene. No, ma io non magari a mercato Bacca, chiuso. Vacca starà in panchina. Eh sì, vabbè, è chiaro, non è ancora pronto. Però quando Vacca ti dice, io gioco mezzala. Perché per lo dice? Per dire, Peterman può stare tranquillo, è lui. Ogier può stare tranquillo, è lui che sostituisce. Io posso fare la mezzala, ma meglio di noi deve essere per forza. Dai, su, dai, incoraggiamo un po' sta squadra. Sì, però perché se dovesse partire Peterman, Gallo... Secondo Vabbè, me farebbe quello che ha fatto Maestrelli. Quando, vuoi ricordarlo? Perché magari quando non tutti fece trovò età. L'accordo col Varese per Pirazzini, Maestrelli si presentò con la valigia e diceva: dove vai? No, io vado via, se va via Pirazzini vado via anch'io. E quindi rimasero sia Pirazzini che Maestrelli. Ma poi Canonico non è che trattiene qualcuno, sono andati via, a parte Zeman e Pavone, è andato via Belbis, è andato via Mancini, vedremo, è andato via Laureola, certo, è andato via Boscaglia. Stava per andare via Angiolino, però non è andato visto, via. Sono andati via, vabbè. Poi sono ritornati. Non sono mai gli ultimi due però, non sono vabbè, mai dai, andati via. Anche perché non sono mai stati ufficializzati, guarda un po'. Quindi, quindi sì, no, come fai? Torniamo a parlare di calcio. E adesso ci aspetta sta partita col Potenza. Tutti dicono Gallo è l'ex allenatore del Potenza e nessuno dice che Alastra, di Girasole e di Grazia stanno a proprio di Girasole ci stringiamo perché è scomparso il papà poche ore fa, quindi non sarà della partita dopodomani e ci collegheremo fra un po' con Potenza. Tra l'altro oggi doveva esserci anche la conferenza stampa dell'allenatore Raffaele che è stata rimandata a domani, grande lutto Potenza. Dunque in casa Raffaele è un bravo allenatore, avrei preferito ancora Siviglia ma purtroppo c'è Raffaele, ma è la stessa storia parallela del Plutarco con queste storie parallele, va via Boscaglia, arriva Gallo e il Foggia risorge, va via, viene mandato a calci nel deletano Siviglia, arriva Raffaele e il Potenza è un punto sotto al Foggia. Sì, ma ti dico pure che 12 partite del Potenza una sola sconfitta di goleada in casa della capolista 6-1, ma poi è una squadra che pareggia tantissimo. Ma voi che vi chiedete, ma è l'obiettivo? L'obiettivo nessuno dice che è la salvezza. La salvezza, dai! Massimo, se tu arrivi quintultimo e vinci la Coppa Italia, te l'attacchi, perché non puoi partecipare ai play-off da vincente di Coppa Italia se devi andare a fare il play-out, è chiaro? Sì, ma nessuno qui sta pensando che il Foggia possa arrivare a disputare i play-out. Tu gioca come hai giocato a Francavilla. Vabbè, accomodati. Signori, non so Francesco, pensa un po', caro Francesco, sono le 21:54. Dopo 55 minuti di trasmissione abbiamo finito quelle che dovrebbero essere le presentazioni, ma evidentemente uno scamotage. Per trovare una formula diversa per fare televisione. Va bene, ce la inventiamo. Tu sei un maestro, è chiaro che questa era già trasmissione. Fammi salutare intanto Maurizio D'Andrea. Oggi tutti amici, anche se non ho il piacere di conoscere personalmente il dottor Di Biceglie. E poi Peppino Baldassarre. Come vedi Peppino, ho la camicia nera in tuo non me lo provocare, ti voglio bene, non me lo provocare. Vabbè, adesso arriva il primo febbraio, dai.
C'è il centenario della milizia. No, ti prego. Ti prego, ti voglio bene. Ho un foulard azzurro che rappresenta la libertà conquistata il 25 aprile. L'azzurro può significare o Savoia, Francesco, o le camicie azzurre di Pedersoni, dai. Francesco, ti voglio bene, parlami di canonico, parlami di canonico. Quello è Savoia. Allora, fra un po' andremo a Potenza, anche per entrare in clima partita, perché gli argomenti sono così tanti che adesso io riparto da Maurizio D'Andrea e faccio scegliere lui, perché non riusciremo a toccarli tutti. Perché vi renderete conto che vi sono tre capitoli fondamentali che sono il campionato, la Coppa Italia e il mercato. Per almeno altri 11 giorni il mercato farà da sottofondo a tutto, un rumore di fondo come i 3 gradi centigradi che vi sono nell'universo, non so se vi interessate di astronomia e quant'altro, c'è una sorta di rumore di fondo che è il rumore del Big Bang, 3 gradi centigradi. Cominciamo con il calcio giocato. Calcio giocato, ma ci sono due capitoli sul calcio giocato. Il primo è il campionato e la Coppa Italia. Il primo la Coppa Italia, cosa è successo? Il secondo il campionato. Ma noi ci dovremmo proiettare su quel che succederà. Sì, ma dico, il Coppa Italia ci riferisce che Peterban ancora una volta è stato tenuto in campo fino al 95esimo, anche se non ce la faceva. E quindi anche se è stato completamente insufficiente, non da me ma da tutti. Significa che è fondamentale? Significa che non ha mai visto un altro giocatore diverso da Peterman Gallo, perché bisogna dirlo, e quindi non a caso ci tiene tanto da accompagnarlo nell'incontro con Canonico. E secondo argomento importante è che quindi si arriva a Vacca si arriva Vacca a giocare come speriamo che possa giocare, diciamo che adesso è al 30% della condizione. Il Platini comprato da Canonico per il Foggia Calcio, perché quando arrivò Platini alla Juventus non era ben accetto, fu un regalo di Agnelli che nessuno voleva, aveva la pubalgia, impiegato 6 mesi per prendere forma, e aveva un giocatore come Bredi che aveva regalato 2 grossi scudetti alla Juventus battendo il calcio di rigore a Catanzaro, grande professionista qual è. E quindi gli juventini, compreso me, non erano certo felici di questa situazione che arrivava Platini, che invece poi ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore. La differenza, il cambio di differenza a volte avviene di gioco attraverso dei giocatori che ti creano una differenza. Allora mi stai portando su un argomento, caro mister Loconte, cioè è ipotizzabile secondo te che Gallo, pensieroso come l'abbiamo messo lì col taccuino, stia pensando anche a un modulo che non sia il 3-5-2, contemplando contemporaneamente Peterman, che a suo dire è insostituibile, o a suo pensare, visto che non l'ha detto, e Vacca, che invece si è detto disponibile, come ricordava lo stesso Baldassare, ma anche Maurizio, ha subito precisato, io posso giocare anche mezzala. Allora, guarda Maurizio, Massimo, certamente in questo momento si può pensare tante cose è il contrario di tutto. C'è una partita che domenica si deve giocare, sicuramente farà fede sugli uomini che può contare in questo momento, rispetto al fatto che gli acquisti delle ultime ore non sono tutti in condizioni di poter scendere in campo, esclusi i primi 2 difensori che già sono aggregati e hanno disputato delle persone. Detto questo, sicuramente Gallo si trova in una situazione dove ci sono 2 condizioni. Una, di dare un equilibrio nuovo a un gruppo, e questa è una prerogativa importante che ha posto come situazione primaria in assoluto, perché il gruppo possa, come dire, essere coeso, dove c'è il rispetto di regole e soprattutto c'è l'accettazione anche di sacrificio, di stare in panchina. Questo è un dato di fatto. Rispetto anche alle scelte che può operare la società, che può cambiare continuamente rispetto alle condizioni e alle situazioni che il mercato offre. La secondaria cosa è che comunque Gallo predilige giocare con la linea 4 come difesa. Sicuramente in una situazione che si è trovata a Foggia ha dovuto fare di necessità virtù, cioè utilizzare gli uomini che si è trovato in quel momento e che si ritrova ancora, perché non può fare degli stravolgimenti che non portano come buon senso a poter affrontare una partita di campionato domenica che comunque è importantissima. Maurizio Di Bisceglie, Di Beretta
sembra già che si siano dimenticati tutti, eppure ha fatto il suo esordio, non è che abbia brillato, ne abbia convinto più di tanto, insomma, con la Virtus Francavilla e neanche con la Juventus, se vogliamo. Anche qui un ritorno. L'abbiamo sì, definito ritorno, operazione però, nostalgia, canonico però, quando vuole... Riuscito a farsi ammonire in panchina. In panchina, sì. Però voglio dire, la presenza di Vacca dà più qualità, cioè era una squadra che sicuramente peccava di qualità, cioè nel momento in cui Petterman non ha dei cali, avere un altro uomo che ti permette di mantenere quella qualità sicuramente fa salire la squadra, quindi potrebbe migliorare anche Beretta, potrebbe fare qualche gol in più anche lo stesso Ogunsei, quindi secondo me... E probabilmente anche Schenetti in tutto questo potrebbe... Cioè, secondo me questo ho qualche dubbio. Io. La qualità... Su Schenetti, la qualità, insomma, voi sapete come la penso, insomma. Sei contro i Puparil, come li chiami tu. La qualità, la competizione, la presenza di questa persona potrebbe essere, giovare all'equilibrio di tutti. Vacca cioè, è il salvatore del Foggia. No, non dico se Filadore è stato visto come una persona che potrebbe alterare gli equilibri. Io invece vedo il bicchiere mezzo pieno, cioè la sua presenza potrebbe essere migliore qualitativamente. Chi hai sentito? Perché lo dico a Francesco, il dottor Di Biceglie, caro Francesco, è amico di molti calciatori, sia del passato che del presente del Foggia, credo Nicolao sia volevo salutarlo questi, appunto, Nicolao. Sai meglio di me che è già Gubbio, insomma. No, non lo so, non mi ha detto, nulla. Ha detto poi ti telefono, però probabilmente per dirmi questo. No, ma non so nulla, però cioè, auguro a lui, capisco che come Petterman, che è stato il miglior calciatore della Serie C, Girone C. Sei proprio amico di Nicolao, diciamo. Sì, sì. E anche lui è stato premiato come il miglior difensore della Serie C e quindi considerando 29 anni, considerando i suoi interventi pregressi, quindi è giusto che sia questo un momento suo di per migliorare, quindi di riflessione. Auguro di riflessione, auguro a lui i più grandi successi anche in altre squadre. Ecco. Ma Garattoni resta secondo te? Con un altro amico tuo. Ma no, non è amico del no, però scusate, ma noi arriviamo al punto a questo va via Nicolao, va via Garattoni. Cioè Costa Di Pasquale, cioè noi avevamo ragazzi, un ragazzi, c'è da preoccupare. Avevamo dai, delle ma non posso andare avevamo non posso delle... andare via tutti, ma Peppino, no, dai. Se ne va uno. A me ma neanche, cioè forse Nicolao il più importante che va via è Nicolao, adesso mo a me smettiamo di fare Nicolao, i nomi di, perché Nicolao delle era di proprietà portanti del Foggia, Costa a fine anno andrà via, quindi alla fine perdi un giocatore perché va via e quindi potevi probabilmente in prospettiva ma perché futura. Costa ha sempre giocato bene? No, ha fatto sempre assolutamente bene. No. Quello che ha combinato a Taranto pure lui? Ma anche questo. Paolo Rossi non giocò bene nelle prime partite del Mondiale dell'82, Peppino. Capita perché non gli arrivavano i palloni. Giocare bene, dai. Non sto dicendo poi proprio questo, sto dicendo che appunto a me dispiace. Però capisco. Però vado da Francesco che è sempre informato sulle. Lui dice che non ama il mercato, ma in realtà poi non è così. Io ti chiedo la punta, perché insomma qui Gallo aveva chiesto un incursore, un uomo alla Tardelli per intenderci, come abbiamo detto in precedenza, e ancora non è arrivato. E poi la punta mi sembrava insomma, come dire, la necessità impellente al mercato, che una volta si chiamava di riparazione per il Foggia. E invece si sta un po', come dire, nicchiando. Ma allora, diciamolo francamente, le punte a gennaio trovarle buone è difficile. Abbiamo visto che il Francavilla stesso, Picerno, ce l'avrebbe dato, per fare un esempio, come il Cerignola, la stessa cosa vale per il Cerignola. Insomma, non è facile trovare delle punte. Io ti dirò una cosa che ti farà un po' stupire, perché io sono stato sempre molto critico nei confronti di Ogunsei, ma credo che l'acquisto di Beretta, ma anche dello stesso Vacca, ma soprattutto di Beretta, possa essere diciamo propedeutico a rilanciare un calciatore che fino a oggi è stato parecchio in ombra, ma che però nelle ultime partite
parliamo proprio di quella con la Juventus, laddove ha fatto un gol, tra virgolette, di rapina, perché anche se ha segnato il difensore, ha segnato perché Ogunsè lo aveva pressato su un bellissimo lancio di Beretola, di Peralta. E sulla la papera del portiere della Juventus si è fatto trovare pronto, insomma, nel senso, anche lì non è facile, anche una questione di posizione. Poi ho visto fare ultimamente due bellissimi cross, c'è stato un cross fantastico per Jacoponi nella partita contro il Picerno, che avrebbe chiuso la gara. Jacoponi ha sbagliato, e anche in un'altra circostanza per Frigeri. Sì, bravo. Io dico questo, uscire tra gli applausi, secondo me, per Ogunseye ieri, abbia voluto dire, oltre a fare due gol, forse la svolta del suo campionato, perché Foggia Pertina, Francesco. Francesco, che costruisce i calciatori. Volevo finire questo concetto, poi mi chiudo. Foggia è una città che costruisce, può fare diventare grandi dei calciatori, ma li può anche distruggere. Io ricordo Fedato, ora magari li verranno i capelli ancora più bianchi a Baldassare. Fedato, a te proprio, con vedere, non è esatto. Calderini, ricordo a Genova, un Sampdoria Foggia. Io facevo la radiocronaca per Mitico Channel e mi aiutavano i tifosi sampdoriani a indovinare i nomi dei sampdoriani. E Fedato giocava a destra, a sinistra giocava Milinkovic, e mi dicevano: ma sto Fedato è un fenomeno. Cioè, fece una partita strepitosa, specialmente nel primo tempo. Col Palermo, mi ricordo Sombreri, il Foggia perse credo quella partita, ma insomma giocò, non me lo ricordo come finì, forse se lo ricorda Peppino, fece una grandissima partita, poi ne sbagliò una, a quel punto cominciarono i fischi e Fedato fu distrutto. Stessa cosa è capitato a un certo Carraro, quindi Foggia sa anche distruggere i calciatori. Ogunseye, con quegli applausi, secondo me, ieri, e i due gol che ha fatto, forse potrebbe svoltare, l'altro ieri, potrebbe svoltare il suo campionato. Questo è, Francesco, devo salutare il collega da Potenza, che da qualche minuto ci sta già ascoltando. Sto parlando di Rocco Sabatella, a cui do naturalmente il benvenuto qui a Contropiede. Lo avevamo già avuto l'anno scorso, sempre in occasione della gara con i rossoblù. Rocco, buonasera e benvenuto. Oltre a Peppino Baldassare c'è l'avvocato D'Andrea, c'è Mister Loconte, il dottor Di Bisceglie, in collegamento l'architetto Francesco Bacchieri, nostro editore. Oh, Francesco, di a Flora che si affacciasse davanti alla telecamera per salutarci in qualità di direttrice entro Flora, la fine della trasmissione. Flora non c'è in questo momento, ma mi ha detto di promettervi che verrà ospite tua sicuramente appena possibile, perché ci tiene a tornare a parlare del Foggia nel tuo studio, quindi sarà tua ospite del Foggia a Foggia. Va bene. Allora, Rocco, come al solito qui a Contropiede, Peppino Baldassarre, opinionista principe, medico sportivo, storico del Foggia, ci presenta il prossimo turno. Naturalmente la gara per noi più interessante è quella dello Zaccheria, dove si affrontano rossoneri e rossoblù, però non c'è solo Foggia Potenza. Vediamolo allora il prossimo turno nella presentazione di Peppino Catanzaro Cerignola. Potremmo dire il Cerignola che è temporaneamente quarto, va in casa da capolista, però in realtà è come il gioco dell'oca, stai fermo un giro. Cioè, tutte quelle squadre che giocano col Catanzaro sanno che è come se fosse la giornata di riposo, non prendono punti il Catanzaro di notte. Tranne il Foggia. Il Foggia il Foggia l'Avellino e il Cerignola proprio l'andata. Tre pareggi del Catanzaro stati questi. Pescara Viterbese, io prima non ho notato se avete messo i due punti di penalizzazione alla Viterbese, che c'erano, c'erano. Poi appunto eccola che te la fa rivedere la classifica, ecco la Viterbese qui, c'è la... anche l'asterisco, certo, sì, ma stavo vedendo la posizione del Foggia. E poi Turris Picerno, la Turris vuole uscire dalla bassa classifica, il Picerno sta facendo un ottimo campionato. Andria Taranto, pensate, l'Andria ha preso Trocini come allenatore e a fronte del Taranto di Eziolino Capuano, che ha fatto il compleanno. Amico tuo, eh? E ci siamo sentiti per il compleanno. Ah, sì? Sì, sì, sì.
E poi Gelbison Francavilla, attenzione, si gioca sabato, è l'anticipo. Quindi il Foggia quando scenderà in campo col Potenza? Non so se avrà ancora più 5 sul retrocedente o partecipanti al play-out. Giuliano Latina, Monterosi Crotone, e il Crotone deve andare a vincere fuori. Se vuol stare a meno 6 dal Catanzaro, potenzialmente un meno 3 perché deve fare ancora lo scontro diretto di ritorno in casa. E mi fermerei qui, volevo ricordare a Francesco che l'unico difetto grande, forse incorreggibile, di Ogunsè è che è molto falloso, o perlomeno gli fischiano sempre punizione contro, mentre quella partita col Palermo che lui ricordava, all'uscita di Agnelli e l'entrata di Fedele, il Foggia fu costretto a pareggiarla. Difedato. No, Fedato sì. Fedato stava avanti. Giocò Fedele, quel mezzo svizzero, mezzo giocatore. Sì, alto. Sì, che non serveva niente. Bravo, vado, questa volta ti do ragione. Fedele non l'ho mai potuto, non so perché avessi giocato nel Foggia. Giocatore. Noi ci ricordiamo tantissimi Fedele, del passato. Fedato Calderini era proprio lo sciogliere. Almeno a me capita di ricordarmi tantissimi calciatori del passato che magari hanno giocato poco, che so, Nedalini piuttosto che Montepagani. È esordito solo in Coppa Italia contro ma la mi dimentico i calciatori Medford, di 4-5 anni fa. Medford sì. Già un giocatore, grandino. Rocco, vengo da te. Non parliamo come se fossimo sul divano di casa, perché sennò i telespettatori non capiscono. Rocco, dici qualcosa di questo Potenza che ha cambiato allenatore, adesso c'è Raffaele, prima c'era Siviglia, ma da quando c'è Raffaele il Potenza ha inanellato una serie di risultati. È caduta la linea. Ah, va bene, allora proviamo a ricollegarci con Rocco Sabatella da Potenza. Dicevo, caro Peppino, un Potenza che da quando c'è Raffaele ha perso una sola partita in casa della capolista di goleada. E poi una squadra che pareggia tanto, tantissimo, e poi chiederemo a Rocco se confermerà Raffaele il 3-4-3 visto nell'ultima gara con Caturano centravanti, Di Grazia che dovresti ricordare a sinistra, e Del Sole che non è mai esploso, è ancora di proprietà della Juventus, ormai è arrivato a 24-25 anni. Spesso è partito dalla panchina, ma va a comporre un tridente di tutto rispetto con Caturano che è già arrivato in doppia cifra e ha fatto un gol eccezionale con la Gelbison. Ditemi quando possiamo recuperare il collegamento con Potenza. Poi per Gallo credo, Peppino, che sia una partita. Dimmi. È una partita importante comunque contro il Potenza, perché veniamo da due sconfitte. Certo. Ecco perché, tornando al discorso di prima, su cui diciamo si scherzava neanche tanto sul fatto di fare comunque dei risultati utili al fine di riportare anche i tifosi allo stadio, cioè perché è sempre bello vedere una vittoria, si è usciti tutti contenti mercoledì sera nel freddo della notte foggiana di mercoledì. Quando finisce il campionato, ma c'è un ragazzo della Juventus che ti ha impressionato? Il terzino sinistro, il terzino Barbieri? Sinistro 17. Il 17, sì, del 2005. Ce l'avamo perché in tribuna non è della Next Jet, è della primavera di Montero, penso un po', ha fatto la sua seconda partita Iocolano. E poi a me è impressionato molto lo schema, cioè loro erano fatto 3-5-2, no, ma a parte i numeri erano avevano un gioco a 4 dappertutto, si muovevano da tutte le parti, cambio gioco, la difesa ridicola, cambio gioco, la difesa perché tu hai visto la papera di quel portiere, no, perché anche però allora il gol della Juventus, lo schema sul calcio d'angolo, allora tutti i calci d'angolo del Foggia è la punizione di Costa sul primo, sul secondo palo a giro, che non ha messo. Stiamo parlando della Juventus Next Gen, non è che stiamo parlando una squadra Il Foggia per come l'ha costruita due anni fa giocavano Miretti, Fagioli, Schenetti, per alta. Va bene, stavi dicendo della partita col Potenza? Che è importante, ragazzi, lo chiedo ai tecnici. Stiamo cercando di ripristinarlo, va bene. Che è importante, secondo me, che si avvicini un po' di più Peralta ad Ogunsè, perché Peralta non segnerà mai, ma non per colpa sua, ma perché gioca a 80 metri dalla porta avversaria e quindi deve andarsi a prendere il pallone. È difficile che riesci poi a realizzare. Perché se toglie Schenetti, quello che è il mio pensiero. Non gli piace proprio Schenetti. No, ma perché non serve? Allora, una delle scene, ma vedetela, una delle scene
diciamo che mi ha preoccupato di più un fallo laterale d'angolo. C'era un fallo laterale, vero Maurizio, perché ho gridato come un pazzo, lo sa, un fallo laterale sotto la tribuna, e lui se n'è andato dalla parte opposta, sì. Cioè, allora lì il centrocampista si vede che si va a nascondere, perché non dà la possibilità sia a chi batte il fallo laterale oppure a chi riceve la palla. Spesso eravamo incerti sui falli, bravissimo, non ci sono schemi sul fallo laterale, non ci sono schemi su punizione. Avete visto le punizioni che battiamo? Frigerio, va bene, però non torniamo sulla partita che abbiamo già visto, ma dobbiamo proiettarci sulla prossima. Allora vi faccio vedere quella che potrebbe essere un'ipotesi di punizione al venerdì, quindi a 2 giorni dalla sfida, ore 14:30 allo stadio Zaccheria. Sarà teletrasmessa da Eleven Sport, credo anche da Sky e forse da Antenna Sud, se non ricordo male. Pure, sì. La probabile formazione è questa, con Nobile tra i pali, Rutiens, Di Pasquale o Kontek e Rizzo nei tre centrali, Garattoni a destra e Costa, che è diffidato, attenzione, a sinistra, Peterman play con Schenetti e Di Noia oppure Frigerio come mezze ali, Peralta a far da sottopunta a Ogunseye con Beretta e Vacca, dunque, che in questa ipotesi di formazione sarebbero in panchina. Frigerio, che dite? Frigerio penso che debba giocare per forza dopo la prestazione che ha fatto l'altro ieri, che è stata meravigliosa. Sì, no, penso che ha fatto una partita veramente perché storica. Dobbiamo togliere i giocatori che hanno gamba, che corrono e che ha creato sempre superiorità numerica in ogni parte del campo. Cioè, voglio dire, allora cambiamo il gioco del calcio e finisce tutto. Cioè, togliere Frigerio sarebbe una follia. Antonio, tu che sei il tecnico qui, che mi dici? Ma chiaramente un centrocampo deve essere equilibrato, dove la presenza di Peterman con lo stesso Schenetti predilige un esterno destro, in questo caso un giocatore che abbia corsa. Quindi Frigerio? Un Frigerio sarebbe più funzionale. Vacca e Beretta partono dalla panchina. Ma vabbè, ma io non penso che in questo momento possiamo parlare di una titolarità già da domenica di questi due giocatori, assolutamente. Io credo che Gallo, ritorno sempre a un discorso di partenza, ha bisogno di dare prima di tutto un equilibrio a questo gruppo in quanto si ritrova in una nuova fase. Il mercato purtroppo è devastante, soprattutto nella situazione del Foggia, perché il Foggia si sta ritrovando a cambiare più di qualche elemento. Non è un ritocco. Prima che ci siano altri problemi di connessione che vi sono stati, andiamo fammi tornare da Rocco Sabatella e dunque a Potenza per sapere le ultime sulla formazione di Raffaele, come stanno andando le cose a Potenza e soprattutto la probabile formazione secondo Rocco Sabatella. Allora, c'è un problema perché qua sta nevicando da 2-3 ore, sta nevicando abbastanza intensamente. Dunque, ti avevo già comunicato la formazione, ovviamente... Oggi, come ti avevo detto, ci doveva essere la conferenza stampa di mister Raffaele, conferenza stampa che è stata rinviata domani alle 15:30 perché c'è stato un lutto nella famiglia rossoblù, è morto il papà di Girasole. Facciamo vedere subito la formazione perché ci sono ancora problemi di connessione per la neve. Eccola qui subito la formazione. Prego Rocco, se riusciamo a sentirti. Evidentemente c'è qualche problema. Avete sentito da Rocco che il maltempo imperversa a Potenza, c'è neve. Questa è la formazione che lo stesso Rocco ci ha dato. Non c'è Girasole al centro della difesa, ma sì Rocchi, che lascia spazio dunque a Verrengia sulla sinistra. Prego, prego Rocco, forse riusciamo ad ascoltare. Sì, adesso mi sentite? Sì, sì. Vai. Allora sì, questa per l'assenza di Girasole, ovviamente i funerali del papà di Girasole si svolgeranno domani, quindi sarà impossibilitato a partecipare come ex a questa partita e quindi il tecnico Raffaele sarà costretto a ridisegnare la difesa che domenica scorsa aveva giocato con Girasole centrale, Rocchi braccetto a sinistra e Matino a destra, quindi giocherà Verrengia come difensore e poi rientrerà anche Gianfi, che domenica era in panchina, veniva da un infortunio muscolare, sarà presente domani, sarà titolare, e mentre si sposterà sul lato sinistro, e domenica scorsa ha giocato a destra, il montenegrino Azio Osmanović,
mentre al centrocampo dovrebbero essere confermato Del Pinto e Laribi. Questo, diciamo, in linea di massima potrebbe essere, però non escluderei che domani, che domenica il tecnico possa tornare proprio al 3-5-2 e quindi cambiare un po' le cose per avere una squadra, diciamo, più equilibrata con un centrocampista in più. In questo caso potrebbe esserci il rientro di Steffè, che è stato fuori per 2 domeniche per un problema muscolare. Domenica è rientrato tra i disponibili ed era in panchina. Domani, se il tecnico, domani dipenderà tutto dalle prove e dalla rifinitura di domani mattina per capire che tipo di formazione e che tipo di modulo dovrà schierare. Diciamo che potrebbe essere il 3-4-3, perché il 3-4-3 domenica ha dato risposte molto soddisfacenti al tecnico siciliano, per cui potrebbe, però, siccome diciamo che il Foggia con l'ex Fabio Gallo gioca con il 3-5-2, allora per motivi di equilibrio, per non lasciare un vantaggio di un centrocampista in più al Foggia, è probabile, può essere che il Potenza, che Raffaele, possa decidere di tornare al 3-5-2, che è stato il modulo base di tutte le partite precedenti, e quindi inserire un centrocampista in più che potrebbe essere Steffè, ma potrebbe anche essere Cittadino, che l'ultimo acquisto del Potenza è arrivato domenica sera a Potenza. Da martedì si sta allenando con il gruppo, col Potenza, e quindi potrebbe anche esserci l'esordio di questo giocatore. Per il resto, in attacco ci dovrebbero essere Caturano e Di Grazia, che la formazione dei goleador del Potenza hanno fatto insieme 15 gol. Perfetto Rocco, voglio soltanto dare le condoglianze a Girasole per la perdita del papà. Siamo naturalmente vicini all'ex calciatore del Foggia sino all'anno scorso. Vi sono molti ex rossoneri, tra i quali Di Grazia, Andrea È un Cittadino, che è appena ex. arrivato, è un altro ex Ex. rossonero, e poi c'è Alastra in panchina che però non riesce a trovare spazio, una sola presenza per lui. Qualora, come dicevi, dovesse giocare col 3-5-2, che è sempre stato il modulo del Potenza, tranne l'ultima partita dove ha ben giocato, Caturano ha fatto un gol straordinario, ha realizzato una doppietta, ma il primo gol è stato straordinario, dovesse essere confermato, allora giocherebbe anche Del Sole, che dicevo in precedenza era il gioiellino. La Juventus ne detiene ancora il cartellino, anni fa giocava anche nel Pescara, però non è mai esploso, altrimenti forse sarà lui, credo, a lasciare spazio a un centrocampista che, come ci potrebbe essere Steffè, che è il play titolare, diciamo, di questa squadra, anche se viene da un infortunio muscolare. Esattamente. Io penso di aver sintetizzato. Qualcuno ha Hai delle detto domande bene, per no, Rocco? io quando vedo uno di Potenza con i capelli brizzolati posso soltanto dire Agroppi, Boninsegna, Bercellino e Rubino allenatore. Certo, Hai gli anni visto? Hai 60. detto bene. Gli anni Hai detto 60, bene, hai detto diciamolo a chi bene. Lo so che ho non le sa detto queste cose. Il Potenza bene. Arrivò quinto. sfiorò la Serie A addirittura con Boninsegna centravanti. Stiamo parlando Boninsegna, Bercellino, sì. degli anni E poi 60. Boninsegna è il più noto di quelli che hai 60, nominato. sì. Agroppi, beh, Agroppi. Vabbè, anche Roma. Agroppi. Rosito, Carrera. E quindi qui Canuti. stiamo andando molto indietro nel tempo, però. Perché Battisotto Era venne una dopo. squadra. No, Battisotto verrà 2 anni dopo. Questa è la squadra che sfiorò la promozione in Serie A, arrivando quinta, con il migliore attacco della Serie B, in cui Boninsegna faceva un po' il suggeritore, perché il marcatore principe era Bercellino II, prestito della Juventus, che poi tornò alla Juventus, il quale fece 18 gol. Boninsegna ne fece 9 o 10, se non me. Quello è stato per me il secondo campionato che ho visto del Potenza, dopo aver visto il precedente che aveva portato il Potenza in Serie B di Serie C. Quello fu il terzo campionato, perché nel primo campionato il Potenza si salvò abbastanza bene. Invece in questo campionato il Potenza veramente dovunque giocava faceva ovviamente meraviglia, stupore, perché è una squadra che giocava un calcio molto molto offensivo con l'allenatore Rubino e con il vice allenatore di Potenza Mancinelli, una squadra che, ripeto, sfiorò la promozione in Serie A. Per pochi punti non riuscì a L'entusiasmo salire. Rocco Salirono
SPAL, Brescia e Napoli. Si vede l'entusiasmo di Rocco nel raccontare. Allora, Foggia-Potenza si giocherà per la 20ª volta in campionato nella storia delle due squadre. Pensate un po', visto che ci troviamo a parlare del passato, che il Potenza non vince a Foggia dal 37-38. Poi ha spesso, quasi un secolo fa. Quasi un secolo fa. Poi spesso ha perso, l'anno scorso finì 4-1. All'andata invece finì 1-1, gol di Caturano e pareggio Schenetti. Di Schenetti nella ripresa. Vi faccio vedere anche chi è l'arbitro, credo che sia della sezione di Carbonia, esatto, ricordo bene. Quarto anno in Serie C, 34 presenze in terza serie, 7 espulsioni e 17 rigori. Mi sembra di poter dire che quest'anno, è vero Peppino, diciamo, gli arbitri non si sono particolarmente distinti né nel bene né nel male nelle partite. Diciamo che a Francavilla l'arbitro una mano ce l'ha data e nonostante ciò siamo stati capaci di perdere. T'ha espulso uno, non t'ha dato il rigore contro, t'ha dato 6 minuti di recupero, t'ha fatto giocare il tempo supplementare. Significa bravo, proprio la tua onestà intellettuale è certo, molto apprezzata. Avete domande per Rocco? Finisco il discorso di Rubino, venne a Foggia e detiene ancora il record, quel Foggia, di gol subiti in casa, soltanto 5, dei quali 3 dall'Inter, 1 dalla Lazio e l'altro dal Napoli che vince. Ricordiamolo, perché non tutti sono vecchi come me e te, che stai parlando degli anni 60. È anziano di me perché ha fatto io il campionato 64-65, primo di A del Foggia, che corrisponde al quinto, era il primo campionato mio, lui era già al terzo anno e quindi è ovviamente più grande di noi. Ricordiamo, diciamo che Rubino arrivò dopo Pugliese ed era cognato. Il cognato hanno sposato due sorelle quando stavano a Siracusa, si fidanzarono e si sposarono con due sorelle. Pugliese andò alla Roma e lasciò in eredità il Foggia a Rubino, forse lo consigliò pure a Rosa Rosa, e Rubino salvò il Foggia, 29 punti, però poi fu esonerato l'anno successivo dopo poche partite che il Foggia non riusciva a vincere, quindi nel 66-67 arrivò Bonizzoni che per poco non salvò il Foggia. Questi sono i protagonisti che si accomodano sulle nostre poltrone, Rocco, vedi, Peppino è uno storico. Sì, no, ma mi fa piacere poi sentire questi ricordi, anche se ovviamente sono bei ricordi perché... A parte che sono i primi campionati che abbiamo visto, quindi diciamo le prime esperienze sul campo, però è chiaro che anche le prestazioni delle squadre erano soddisfacenti. Bene, grazie Rocco, sei stato preziosissimo per noi per queste informazioni. Vi ricordo che il Potenza, che ha girato al 16° posto con 21 punti nelle ultime 3 partite, però ha messo insieme 2 vittorie e un pareggio. È la squadra che ha pareggiato più di tutti, 13 partite, l'unica ad essere andata in doppia cifra quanto a gare impattate, però i tifosi rosso-blu sperano che la formazione ora di Raffaele abbia pigiato sull'acceleratore per arrivare subito al traguardo della salvezza e sperare naturalmente di inserirsi nel discorso playoff. Spero di aver sintetizzato perché siamo quasi in conclusione. Rocco, correggimi se sbaglio. Che li persero con la Reggiana qualche anno fa. Ti ringrazio molto Rocco. Grazie a voi, alla prossima. È sempre prossima. Un piacere partecipare alle vostre discussioni. Grazie. Era Rocco Sabatella in collegamento con noi da Potenza. Torno da Francesco perché facciamo l'ultimo giro, perché sono purtroppo già trascorsi 90 minuti da quando siamo dinanzi alle telecamere. Vola il tempo. Recupero, spero che come l'arbitro di Francavilla. Sei minuti di recupero. Francesco, tutto ciò... ora, questa volta che sei venuto dal di dentro a contropiede, che ti sta sembrando? Beh, intanto sempre piacevolissimo seguire questa trasmissione che parla di calcio, è la cosa che a me piace più di tutto. Si parla di calcio, del vecchio, il nuovo... ed è quello che poi interessa più alla gente. Mi trovo sempre a mio agio, vengo pochissime volte da te, anche perché il tuo è un programma che si vive lì, dallo studio, quindi viverlo qui da fuori, e mi sarebbe molto piaciuto stare lì con gli amici. Fammi dire due parole sulla partita e chiudo con il Potenza, che giocheremo a Foggia, contrariamente a quello che ho detto io nella mia clip. Io Costa lo risparmierei, è diffidato, dopo andiamo a Pescara, partita secondo me importantissima perché dobbiamo restituire qualcosina di quel 4-0 che ho ancora qui sul mozzo. Lo risparmierei. Abbiamo Rizzo e abbiamo una difesa con questi nuovi, ora io devo leggerli perché io questi nomi, dico ancora una volta, tiro le orecchie a Canonico perché mi ha comprato Conte e
questo Ruitiens che non riuscirò mai a ricordare a memoria. Insomma, poi abbiamo ancora Sciacca e Di Pasquale. Forse Costa si potrebbe risparmiare. Bjarkason, te lo Devo ricordi? mettere Bjarkason. Bjarkason, te lo ricordi? Bjarkason, Facciamo il gioco. vabbè, non è un difensore, me lo dovrò ricordare No, perché vedi Francesco, a proposito di Rizzo, io sono uno di quelli che do ragione a Gallo. Ha fatto bene a fare il torneo, insomma, a risparmiare qualcuno per la Coppa. Ma se Rizzo è squalificato, perché non l'ha fatto Juca? Cioè, non c'era motivo di togliere Rizzo a Francavilla. Era squalificato, non poteva giocare contro la Juventus. NG poteva tranquillamente giocare, almeno lui. Che Vabbè, ha diamine. voluto provare una nuova difesa, insomma, evidentemente. Poi sai, non stiamo nella testa di Gallo, Io lui Costa, riconosce. Costa mi serve col Potenza perché io devo vincere col Potenza, mi devo salvare. Col Pescara ho perso qua, posso perdere Ma pure là, non ti ma col devi, ma Potenza devo Peppino, ma vincere. non, Peppino non ti devi salvare, dai. Ora che Ha non ci detto. siano, possiamo dire sicuramente non andremo in B, ma insomma, parlare del Foggia che si deve salvare mi sembra davvero, diciamo così, Sta col scaramantico. Pescara e col Francavilla Ci quest'anno, so, ci Peppino, sono, ci te l'ho sono detto tutto. 5 squadre meno forti del Foggia, insomma, non esageriamo. 3-4 Poi, sì, ma 5 non lo so. Beh, no, Francesca, sto parlando seriamente. 3-4 sì, ma 5 non no, lo so. Peppino, sei scaramantico, lo so, sei scaramantico, non Tengo possiamo paura. parlare Gallo, Il in circo conferenza spettacolo che stampa, mi ha però, visto. Peppino stavi, perché stavamo tutti e due, in conferenza stampa ha detto però, non vedo l'ora che finisca Il il mercato. mercato, perché Quello si vive, quello si vive. il mercato lo sta destabilizzando in maniera seria. Già la sosta è stato per lui un momento veramente catastrofico, perché alcuni giocatori sono tornati evidentemente non in forma come aveva, avevano raggiunto la forma con lui prima della sosta. E adesso con il mercato lui ha detto non vedo l'ora che finisca perché è evidente che si trova giocatori nuovi, situazioni nuove, crisi nello spogliatoio, lamentele negli spogliatoi, e la qualcosa sicuramente non lo sta aiutando, a Gallo parlerà creare. domani L'ha alle detto anche 13:15. Canonico, Lo ha detto anche Canonico, non vediamo l'ora che finisca il 31 gennaio, quindi Questo evidentemente Canonico l'ha detto per fa risparmiare. paura anche Canonico l'ha detto per non spendere più soldi. Stavo dicendo che domani, oltre a Raffaele che ha rimandato per lutto in casa rossoblù la scomparsa del papà di Girasole, a domani la conferenza stampa, invece è fissata proprio per domani alle 13:15 la conferenza stampa di Gallo, Fabio Gallo. Come prevedi il futuro del Foggia, dottor Di Visceglie? Ne parliamo il 1º febbraio. Da dopo il 31 Dopo il 3, gennaio, esatto. dopo il mercato, Esattamente. In questo perché. momento, insomma, i giocatori sono Troppo. troppo presi dal campionato e da quelle possibili partenze, quindi in questo momento è tutto Antonio, cosa relativo. sarà importante vedere dopo domani? Che il Foggia torni a fare risultato, che Gallo abbia un'idea di come far funzionare il tutto? Ma sicuramente l'allenatore si aspetta una risposta dei giocatori sotto l'aspetto della determinazione. Questo è fondamentale perché poi per i tifosi, per tutti noi che seguiamo, ci rendiamo subito conto com'è l'approccio alla gara, perché sappiamo i limiti di questa squadra, è inutile nasconderlo. Però sappiamo che se gioca con determinazione, con la giusta cattiveria, sicuramente è una squadra che si fa rispettare. Caro Maurizio, Ha preoccupato? bisogno dell'apporto però tecnico dei giocatori che danno quella superiorità rispetto ad altre squadre, che sono sicuramente Costa, che Peterman, Schenetti, Peralta, sono i giocatori che avrebbero dovuto dare quella differenza qualitativa in campo che è necessaria poi per vincere sulle squadre che sono, diciamo, Va inferiori bene. nel campo. Approfitto di un secondo, siccome Vai. all'inizio non me l'hai dato questo tempo, per salutare i meravigliosi donatori di sangue, Già, tu che, sei sì, perché loro hanno, come dire, consigliere hanno Avis, detto, hai sì, sono perso così, qualche ma no, non sono nulla, ma l'importante invece è che gratifichi, diciamo, chi va a donare, tutti, diciamo, i miei
i miei fratelli, li chiamo così, gli avvisini, i miei fratelli, che comunque consentono giornalmente, ogni giorno, quotidianamente, di poter salvare delle vite umane attraverso la loro donazione, perché il sangue, ahimè, scarseggia, non viene sicuramente perso quando si va a fare la donazione, e quindi è utile ai fini, non soltanto, qui ci sono dei medici, non soltanto ai fini degli interventi chirurgici, ma soprattutto a persone che ne hanno bisogno quotidianamente, come per esempio i talassemici, o in caso di incidenti stradali con il plasma. Sono grandi, quindi, tifosi, ma saluto con un massimo affetto, e li gratifico con questo mio intervento, tutti i donatori di sangue visini di Foggia e provincia. Mi ripeto, sono grandi tifosi del Foggia, sono tutti grandi amici miei, ma hanno come un cuore evidentemente straordinario, perché sono tutti impegnati nel sociale. Quotidianamente la sua professione, il dottor Maurizio Di Bisceglie. Grazie. Anche, se non soprattutto, come presidente dell'ANPIS, l'amico Antonio Loconte, tecnico, allenatore anche di calcio e non solo. Maurizio D'Andrea, grande avvocato penalista, ma in questo caso anche membro dell'AVIS, è stato anche vicepresidente regionale, presidente provinciale e quant'altro, nonché Peppino Baldassarre, che svolge la sua funzione di medico. Lascio chiudere, mentre sentite già in sottofondo le note di Alfi e dunque la voce di Karima, accompagnata da me al pianoforte. Lascio concludere a Francesco Bacchieri, che mi ha fatto piacere ospitare in questa seconda puntata del 2023. Mitico Channel è sempre presente quando c'è il calcio, ma non solo il calcio. Vi ricordo gli appuntamenti, a parte con Francesco, insomma, che come finisce la partita lui la vede in quel modo, e la vedete anche voi come la vede Francesco. Poi c'è Pino Autunno, ne approfitto per far vedere le pagine dell'attacco, non mi sono mica dimenticato di regalare ai nostri telespettatori in anteprima, vedetele qui, Gallo, Col Potenza e Tempo di Sospiri. Alla crema. Poi, come? Alla crema, i sospiri. Domani il tecnico milanese incrocia un pezzo del suo recente passato di allenatore, è ex allenatore del Potenza, proprio mentre col Foggia le cose non girano più per il verso giusto, in riferimento ovviamente alle due sconfitte consecutive. Anche il tempo della Luna Nibiele col patron canonico sembra avviato ai titoli di coda, e qui riferimento, immagino, non avendo letto l'articolo di Pino, che sia anche all'arrivo di Vacca e a Gallo, che abbia, come dire, detto: ma io ho cercato Tardelli, lo abbiamo definito così, un incursore più che un play, c'ho Peterman, la cosa sembra comunque rientrata. Comunque una discussione c'è stata. E poi il mio articolo, la rubrica Il Rosso e il Nero, Lucani da prendere con le molle, Raffaele ha fatto cambiare pelle ai rosso-blu, e la presentazione dell'avversario come di consueto il venerdì. E qui vedete le foto da un lato di Raffaele e dall'altro di Caturano. Torno da Francesco, le sue parole conclusive. Sei stato un'ora e mezza con noi, non te l'aspettavi, ti abbiamo fatto stancare, dai. No, non mi sono stancato, mi sono divertito. Lasciami salutare l'editore principe di Mitico Channel, il fondatore di questa meravigliosa TV, alla quale io ho dato un piccolo contributo, che è Biagio Porricelli, la nostra direttrice Flora Bardi, che ti prometto ancora verrà presto a trovarci, a trovarti. E poi sulla questione Gallo canonico, l'amore non è bello se non è litigarello, insomma, si può stare un piccolo disguido. Credo che tra canonico e Gallo la storia continuerà almeno fino alla fine del campionato. E saluto i nostri telespettatori, te, tutta la redazione di Mitico Channel, chi sta in regia, chi permette a Mitico Channel di trasmettere questi programmi, e tutti i tifosi del Foggia, ovviamente gli ospiti in studio. Grazie, vi ricordo Pino Autunno, poi c'è lunedì anche Biagio Porricelli con la sua trasmissione. Insomma, il palinsesto di Mitico è sempre più ricco di mese in mese, di anno in anno, e c'è ancora qualcosa in cantiere, mi dicono. Tu permetti, Massimo, vorrei vincere. Proprio in conclusione. Sì, in conclusione. Cioè, tu mi dici che devo salutare. Perché non ho ripassato, però mi pare, se non sbaglio, che col Potenza il Foggia ha la miglior differenza reti di tutte le squadre che affronta, così come c'ha la peggiore con l'Inter. Ma vorrei vincere 1-0 con un gol di Peralta, giusto?
soffrendo molto. Va bene, questa coda finale. Questa coda finale. Grazie a tutti, grazie. Qualora lo vogliate, ci ritroverete la settimana prossima. Ciao, Forza Foggia. L'azienda Sud Revisioni di Foggia nasce nel 1998 come officina meccanica con gommista. Garantisce un'assistenza di qualità certificata ISO 9000 grazie alla versatilità e alle competenze acquisite nel corso degli anni. È specializzata nella revisione di auto e moto, due linee di lavorazione parallele per lavorare più macchine insieme e ridurre i tempi di attesa. Sud Revisioni, servizio rapido e assistenza accurata. I migliori marchi per il tuo caffè li trovi solo dall'Aristocratico Don Diego. Rivenditore autorizzato Caffiteri, Toscano, Illy, Borbone, Don Diego Caffè, La Bevanda del Re, Segni d'Arte e Lavazza. Sponsor del Calcio Foggia, l'Aristocratico Don Diego ti porta allo stadio. Come? Vieni a trovarci in Viale Ofanto 23 e in Viale Michelangelo 79. Castellabate Antonio, intimo uomo, donna e bambino dei migliori marchi. Vieni a scoprire la linea dedicata alla biancheria per la casa e l'abbigliamento da uomo, disponibile anche in taglie forti. Castellabate Antonio è a Foggia, in Viale Colombo, 38. Sono Gabriella Falcone, dell'azienda agricola Falcone del Castello. Per me fare il vino significa mantenere la tradizione e contemporaneamente creare qualcosa di nuovo. Ascodello nasce nel 2017. È un vino bianco, secco, fresco, sapido e dai profumi eccezionali, tipici del vitigno da cui deriva. Made è un'agenzia che si occupa di strategie comunicative multicanale. Combiniamo creatività e tecnologia digitale per realizzare progetti unici. Made offre tutti i servizi digitali utili al tuo brand, digital marketing, social media, grafiche, videoclip. Senza trascurare i canali di comunicazione offline. www.madecommunication.it I